Buonasera a tutti. Ciao, grande vittoria? Grande vittoria, sì, grande vittoria, abbiamo giocato molto bene e giusto che abbiamo vinto 2-0. Grande vittoria, sì. La partita più bella che ha giocato la Lazio, secondo te, questa stagione? No, ci sono state anche di più belle partite, soprattutto adesso che c'è Simone Inzaghi. Abbiamo giocato anche benissimo a Palermo, anche benissimo a Genova contro la Sampdoria, peccato per il risultato, ma anche a Genova abbiamo giocato benissimo e niente, si sta vedendo il gioco e andiamo a migliorare ogni partita. Senti, avete battuto l'Inter all'andata e al ritorno, l'Inter è quarta, voi ottavi, come mai? Il calcio è così, il calcio è fatto di episodi, soprattutto in una stagione, può succedere tante cose, ma niente, io credo che con la squadra che abbiamo potevamo arrivare più lontano, ecco, più su. Da questo punto di vista può essere l'anno del rimpianto, insomma potevate fare decisamente meglio e l'avete dimostrato. Sì, potevamo fare meglio, sicuro di sì. Diciamo che abbiamo sentito anche altre interviste, pure quella di Candreva, tutti fanno riferimento a Simone Inzaghi. State facendo molto bene anche per cercare di confermarlo la prossima stagione? Io se fosse presidente lo confermerei, sicuro. Cos'è cambiato con lui? Perché vi sentiamo molto soddisfatti. Io credo che da fuori almeno lo vede la gente che stiamo facendo un grande gioco contro belle squadre, forte squadre, stiamo facendo un bel gioco e ognuno sta esprimendo le sue qualità. Ogni tanto si parla di te, adesso si riapre il mercato, riviene fuori il tormentone, tu che dici? Sono abituato, da quando sono arrivato in prima squadra al mercato è un mese che mi fate diventare più famoso ancora. Però si può dire che tu vuoi restare qua, che la tua intenzione è questa? Io lavoro giorno dopo giorno, quello che deve succedere, succederà, tranquillo. Adesso sto alla Lazio, godo qui nella Lazio e provo a fare il meglio che posso. Ce la racconti la ammonizione, perché onestamente non l'abbiamo capita. Pure io sono uguale, non l'ho capita. Senti, Inzaghi ha detto che Biglia è sono lui l'unico giocatore che avrebbe potuto giocare nella Lazio di Gragnotti, la Lazio dei grandi campioni. Tu ti senti un aspirante campione? Io guarda, la Lazio di Gragnotti non è che l'ho vista più di tanto. E niente, io mi sento un giocatore bravo e provo a migliorare sempre. Grazie.